Hola chicos, questo è il primo videoblog del viaggio di Cuba. Adesso mi trovo nella casa residence dove alloggiamo io e mio prozio. Non ho fatto il video durante la partenza perché purtroppo sono stato male, ho preso l'influenza e per giunta ci siamo alzati alle 3 del mattino, quindi ero stravolto. Ero partito all'1:10, poi abbiamo fatto tappa in un paese di Cuba, la prima volta che vedo fare una cosa del genere, dove non c'era praticamente niente, con un atterraggio abbastanza brusco. Dopo una mezz'oretta siamo partiti, siamo arrivati a La Habana, alla capitale di Cuba, intorno alle 6 del pomeriggio, ora locale, e che sarebbero da noi mezzanotte. All'aeroporto è venuto a prenderci un suo amico che fa il taxista, diciamo, tra virgolette. E c'è fuori che ci aspetta il suo autista personalissimo, con una super macchina. Dopo vedremo che macchina è, con una Fiat 125 rossa tutta scarcassata. Vi dico solo che aveva il volante un po' fuori assetto e per mettere l'impugnatura corretta per andare dritti doveva tenere le mani così, però il prezzo era molto basso, e perché abbiamo fatto più di 60 km e abbiamo speso $30, sono meno di 30 euro. Ci lamentiamo delle nostre strade, ma queste qua a Cuba sono peggio delle nostre, sono piene di buchi e non le riparano e non mettono nemmeno i cartelli come fanno da noi. Anche per strada i marciapiedi sono tutti rotti, ci sono tante persone che prendono questi colibrisciò con i cavalli. E le macchine sì, sono quelle vecchie che si vedono nei film, nelle foto degli anni 60, però ce ne sono anche alcune nuove, detto che quelle o si possono solo affittare o se sono dei taxi. La gente è molto ospitale, molto socievole, infatti ho incontrato della gente per spiaggia, mi ha subito chiesto di farmi delle foto. L'uragano ha rovinato molto la zona costiera. Il clima com'è? Caldo, molto caldo, siamo ad ottobre inoltrato, ci sono 32 gradi, un'umidità pazzesca, ci sono tante zanzare, però io comunque preferisco il caldo che il freddo e le giornate brevi di ottobre, per giunta con il cambio dell'ora che sarà a fine mese. La spiaggia è un po' rovinata, però nella zona dove siamo noi l'hanno messa un po' a posto. Per andare fino a La Habana da qua ci fanno 20 minuti di macchina. Vi farò vedere ancora molte cose nei miei prossimi video di Cuba e della Habana. Probabilmente il prossimo vi mostrerò il mio alloggetto e come si vive qua, la difficoltà nel trovare gli alimenti, i locali, e quindi mi raccomando, seguitemi, commentate, mettete mi piace. Grazie, ci vediamo nel prossimo video vlog. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe now. Per notare lo zio con questi pantaloncini super sexy, con ancora attaccata l'etichetta dietro. Ehi, tissue. Ce n'era già solo tre.